La prima parola che mi viene in mente è peccato. Peccato perché comunque eravamo riusciti a rimontare lo svantaggio con due gol di pregevolissima fattura di Vasquez e Bontà, primo stagionale per lui. E in ogni caso, quando tu arrivi al 90esimo, la speranza di vincere la partita ce l'hai, per quanto io di principio ero partito con l'idea che anche un pareggio sarebbe stato un ottimo risultato, anche considerando i risultati di Carrarese e Ancona. Dà fastidio, dispiace, però ci può stare. Nel senso, comunque, guardando la prestazione di entrambe le squadre, è un pareggio giusto, perché anche il Siena ha avuto diverse opportunità per segnare, così come noi. Come ad esempio con il tiro di Boulevardi che avrebbe probabilmente chiuso la partita, e quindi il pareggio, secondo me, è il risultato più giusto. Se la vogliamo vedere da un punto di vista negativo, non hai approfittato del passo falso della Carrarese e dell'Ancona, soprattutto, e ti sei fatto prendere 2 punti dal Pontedera in vista dello scontro diretto dell'ultima giornata. Ma da un punto di vista positivo, è ancora tutto nelle tue mani. Perché appunto la Carrarese ha pareggiato, tu sei rimasto a pari punti con loro, quindi per quanto gli ultimi impegni saranno indubbiamente difficili con la Torres in casa che si deve salvare e proprio con il Pontedera che si gioca diciamo questo posto con noi, è ancora tutto nelle tue mani. Cioè se tu fai il tuo e le vinci entrambe, sarà difficile ma comunque ce la puoi fare, arrivi quarto. Cioè, non ci sono risultati che tengono, la Carrarese può anche vincere 10-0 la prossima partita, tra l'altro contro la Lucchese che ha fermato la capolista Virtus Entella, però cambierebbe poco perché comunque decidi tu. Per quanto riguarda questa partita, allora, io credo di aver visto un buon Gubbio, comunque una squadra che mi è sembrata sempre sul pezzo, che magari ha lasciato ogni tanto dei varchi eccessivi agli attaccanti del Siena, comunque in generale alla squadra bianconera, però complessivamente ho visto tutti sul pezzo, anche dopo il gol dello svantaggio al 20esimo più o meno del primo tempo, io ero tranquillo. Perché comunque questa squadra in questo momento storico mi dà la consapevolezza che comunque se la lotterà fino alla fine. Poi magari finisce comunque 1-0, finisce in quel modo, fai 20 tiri, non entra in nessun modo e pace. Però che la squadra ci provi, ormai tu ne sei consapevole. Cioè tu, rispetto magari appunto al periodo in cui hai perso tante partite e si sapeva che tu una volta preso il gol l'avresti comunque persa, questa volta comunque in questo periodo io vedo una squadra convinta, vedo una squadra che non si disunisce, che continua a lottare. Infatti, eravamo riusciti a rimontarla con due gol veramente bellissimi: un tiro di Vasquez all'angolino preciso e potente, e poi il gol di Bontà. Lì c'è stata una leggera deviazione, però comunque è stato un bel gol su una bella azione di Arras, che secondo me è entrato molto bene proprio per voler far male, diciamo, alla sua ex squadra. Non ci è riuscito con un gol, però ha fatto un assist secondo me importante, una bella azione che poi ha portato al gol di Bontà. Lì ero convinto che ormai era fatta, perché poi comunque il Siena per discorsi anche fisici aveva tolto Paloschi, quindi non aveva più l'attaccante da poter servire in area di rigore. Ho detto ok, tu adesso gestisci palla, abbassa un pochino i ritmi e ti porti a casa il risultato. Purtroppo al 90esimo c'è stata un'imbucata secondo me geniale di un loro giocatore che ha proprio trovato il buco nella difesa del Gubbio, lì Di Santo da 2 passi non ha potuto sbagliare, posizione al limite secondo me non è fuori gioco, già ve lo dico, e 2-2 appunto del Siena 1 minuto dalla fine. Poi una cosa che non mi è tanto piaciuta è il fatto che praticamente da quel gol abbiamo smesso di giocare, pensando principalmente a tenere palla e portarsi a casa il pareggio. Io capisco che i giocatori non abbiano il cronometro incorporato, nel senso magari per loro mancano 5 secondi, magari ne mancano 30, per carità, però ho visto proprio una volontà ferrea dei giocatori di passarsi la palla difesa, centrocampo, centrocampo, difesa, difesa, centrocampo e lasciare andare il fischio finale. Io non dico che se tu avessi attaccato avresti vinto sicuro, magari io dico questo, poi i giocatori avrebbero fatto un po' come con la Carrarese e to prende anche il gol del 3-2, lì sarebbe stato veramente un disastro, però non lo so, magari qualcuno poteva dire dalla panchina che mancavano pochi secondi, provi un lancio in avanti, anche a livello umano è impossibile che tu la butti in avanti, loro la riportano dall'altra parte e ti fa imbucare. Però vabbè, è un piccolo dettaglio, lo ripeto, giusto per analizzare un pochino le piccolezze di questa partita. A livello di prestazione dei singoli, non mi è dispiaciuto nessuno. Greco, che a sorpresa ha giocato titolare al posto di Di Gennaro, ha fatto una partita importante, almeno 2 parate sensazionali, una su Favalli veramente clamorosa. E per il resto tutti quanti hanno giocato bene. Arena a sprazzi, ma si è reso molto pericoloso. Vasquez ha fatto una gran partita. A centrocampo forse ci è mancato qualcosa, anche perché a livello numerico proprio eravamo contati.
arrivati, avevamo Bontà e Boulevardi, poi ci mancava Vitale, ci mancava Toscano, ci mancava Rosaia, non avevamo più nessuno, non avevamo in quel reparto. E nonostante tutto, nonostante Bontà comunque avesse il peso di un giallo preso dopo pochi minuti, ha fatto una bella partita, soprattutto con alcune chiusure tempestive dietro e con il gol chiaramente del 2-1. Forse dietro non mi ha convinto molto Portanova, che si è preso un giallo evitabile nel primo tempo e magari si è perso il giocatore in occasione del due pari, però ripeto, non è stata una prestazione positivissima, ma neanche da 4, 4 e mezzo, oddio, ha fatto il casino, quello assolutamente no. Per il resto però ho detto, comunque la squadra mi è sembrata lucida, attenta, magari ripeto, qualche piccolo difettuccio dietro, però comunque hai fatto la partita che dovevi fare, una partita in cui hai provato a mantenere il pallino del gioco, in cui hai anche subito un po' l'offensiva del Siena, che chiaramente aveva l'obbligo di vincere questa partita per mettere al sicuro il discorso playoff, e comunque sei stata sul pezzo. Questo comunque per me è importante, far vedere ai propri avversari che comunque vada, non avranno, che comunque venderemo cara la pelle, come si dice. Loro magari potevano pensare dopo l'1-0 che la partita andasse in discesa, invece il Gubbio è sempre stato lì sul pezzo, sempre, l'ho ripetuto 100 volte, però per farvi capire come ho visto la partita, cioè sei sempre stato presente, non hai mai perso la concentrazione regalando l'occasione agli avversari, cioè dopo un gol preso di solito una squadra va un po' in confusione e l'altra, se è brava ad approfittarne, chiude la partita. Invece anche dopo l'1-0 io ho visto comunque una squadra che ha continuato a giocare a calcio, palle in avanti, possesso palla, giocate degli esterni, cross in area, giocate degli attaccanti, bene bene, cioè io mi reputo ampiamente soddisfatto di questa partita. E poi ripeto, dà fastidio che prendi gol al 90esimo, però complessivamente ci può anche stare. Adesso avremo due impegni importanti con la Torres, che è a più 3 dal discorso play out, visto che la Vispesa l'ha vinto contro l'Imolese, e chiaramente venderanno cara la pelle, soprattutto se eventualmente la Vispesa lo dovesse vincere, quindi saranno costretti a fare almeno un punto per evitare il discorso play out. Poi l'ultima col Pontedera sarà ancora di più complicata. Speriamo chiaramente che i risultati della prossima giornata ci permettano di viverla con più tranquillità. Adesso ci sono 10 giorni di pausa, si ricomincerà direttamente il 15, 9 giorni, vabbè siamo lì comunque, si ricomincerà tra un po', quindi avremo modo di recuperare gli infortunati e di avere tutti quanti, si spera, a disposizione per un finale di campionato a dir poco importante, che potrà dire molto su quello che andremo a fare poi quando cominceranno i playoff. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!